e 19, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, nuova puntata e non ce la facciamo, ci abbiamo provato, abbiamo fatto una settimana a Nolo, abbiamo cercato di andarcene da Nolo, ma invece oggi ritorniamo ancora lì, è un quartiere che insomma c'è poco da fare, ogni giorno se ne inventa una e in realtà poi si va a scoprire che sono spesso e volentieri, anzi cose che già esistevano, eventi, manifestazioni, attività che già esistevano, ma che insomma ormai fanno davvero davvero molto parlare di sé. Stiamo parlando quest'oggi della fattispecie, parleremo del Nolo Summer Camp e lo facciamo con i nostri ospiti. Buongiorno e benvenuti Ciao, alla buongiorno. dottoressa Anna Laguzza e a Claudio Letta, appunto direttore artistico di Spazio Luce. Claudio, giusto? Sì. E la dottoressa Anna Laguzza, psicologa e direttrice poi dell'equipe appunto del Centro Amamente. Sì. Grazie mille di essere con noi oggi. Grazie Dicevo, appunto, abbiamo cercato di fuggire da Nolo, ma c'è poco da fare, non si riesce, cioè si ritorna sempre lì perché davvero è pieno di attività e di cose interessanti da raccontare. Sì, grazie per l'invito. Intanto ci presentiamo. Io sono la dottoressa Anna Laguzza, sono la dirigente sanitaria del Centro Amamente. Centro Amamente è un centro psicologico e logopedico per l'infanzia e la famiglia che nasce 10 mesi fa proprio nel quartiere di Nolo, nella sede di Viale Monza 91, della fermata rossa di Rovereto, insomma della metro rossa. Abbiamo anche un'altra sede in via Pietro Calvi 5, nella quale ci siamo appena trasferiti, rimanendo sempre in zona Porta Venezia, e un altro progetto in Liguria, sul Golfo del Tiguglio, che sta partendo. Diciamo chiaramente una delle due colonne di questo progetto, Nolo Summer Camp, perché poi c'è appunto anche Spazio Luce. Che cos'è Spazio Luce? Spazio Luce è un luogo di ricerca, un laboratorio a 360 gradi sull'arte. Ci occupiamo di teatro, di danza, di musica e di arte in generale, mettendo l'arte al centro e al servizio del benessere delle persone, Ecco, no, sia perché dei bambini sia degli adulti. appunto è un utilizzo, diciamo, quasi dell'arte, non è una scuola di danza, non è Non è una una scuola di scuola, teatro, non è una non vi scuola di insegnano a teatro. cantare o a dire le vostre poesie, ma appunto è un utilizzo dell'arte potremmo chiamare quasi fini terapeutici in un certo senso, no? Assolutamente sì, sia che un adulto o un bambino cerchi un luogo dove esprimersi, sia che un adulto o un bambino abbia bisogno di un luogo protetto e quindi di un ambiente terapeutico adatto per lavorare sul proprio benessere, Spazio Luce offre questa possibilità. Invece diciamo, ma mente, che attività fa di solito e a chi si rivolge? Sì, il Centro Amamente nasce per le famiglie di bambini in età prescolare, scolare, adolescenti e giovani adulti, per rispondere un po' a un bisogno a 360 gradi di cura. Quindi noi ci prendiamo cura nel senso più originario e materno del termine, no? Quindi genitori in difficoltà, con i propri figli, perché i bambini hanno bisogni di tipo emotivo, bisogni di apprendimento speciale, particolare, quelli che chiamiamo bisogni educativi speciali. All'interno di questi bisogni educativi speciali ci sono appunto i DSA, quindi disturbi di apprendimento specifici, la dislessia, la disgrafia, la discalculia. Ci occupiamo comunque di famiglia, quindi sosteniamo i genitori e i bambini nel percorso di crescita, dalla diagnosi. Siamo un centro privato accreditato ASL, presso l'ASL di Milano, con un'equipe multidisciplinare. Dalla diagnosi appunto nell'ambito psicologico, psicoterapeutico, logopedico, fino poi alla vera e propria terapia o potenziamento o prevenzione, perché anche quella è importante, anzi. Prima appunto parlavo di disturbi di apprendimento ed affine, sì, tutto quel mondo che sempre di più insomma si vede, sempre di più sentiamo, chi non ha un amico, che ha una sorella, un figlio che va a scuola, oltretutto mi sembra anche sempre in età, sempre più giovani sono coloro che poi hanno questo tipo di disturbi. Voi da che età incominciate a lavorare, diciamo? Allora, le linee guida nell'ambito clinico raccomandano una valutazione precoce. Noi sappiamo che la diagnosi ufficiale, la certificazione ufficiale può arrivare solo dalla fine della seconda elementare in poi.
come centro, grazie comunque a un'equipe formata, accreditata con alta professionalità, riusciamo a riconoscere quelli che sono i segnali, i campanelli d'allarme, le difficoltà e anche le risorse che precocemente possiamo riscontrare effettivamente bambini anche molto piccoli, dai 4 anni orientativamente in su. Non vuol dire chiaramente fare una diagnosi, ma poter lavorare con loro per facilitare il processo di apprendimento, la crescita, prevenire magari l'insorgenza di gravi difficoltà future. E abbiamo visto che quanto tanto prima si riesce a lavorare, tanto si minimizzano poi quelle che saranno le difficoltà qualora si dovesse riscontrare più avanti e confermare un disturbo specifico di apprendimento che non è una patologia, non è una malattia, ma una caratteristica ad oggi, diciamo, su base neuropsicologica, neurobiologica. Diciamo che insomma, tutto questo vostro know-how, come dicono quelli bravi, l'avete messo in campo proprio per creare poi il Nolo Summer Camp. Penso che appunto io guardavo qua il vostro volantino e anzi proprio è molto interessante il sottotitolo del Summer Camp, Camp inclusivo ed esclusivo, divertente per tutti, speciale per BES e DSA. Che cosa quindi cosa rende così esclusivo appunto il vostro Nolo Summer Camp? Sì, noi abbiamo unito le nostre esperienze nell'ambito. Spazio Luce ha un'impronta molto teatrale, comunque sui linguaggi espressivi. Il Centro Amamente ha abbracciato questa modalità perché crede che sia il linguaggio fondamentale per rivolgersi di fatto ai bambini, che essi abbiano difficoltà particolari oppure no, comunque come centro Infatti, noi. diciamo, non è un summer camp esclusivamente per chi ha disturbi o problematiche, Esatto, anzi, esatto. giustamente mi piaceva molto quell'inclusivo, nel senso che c'è chiunque, anzi, più c'è, come dire, più si è diversi meglio è, nel senso che appunto poi anzi, Sì, si crediamo apporta. realmente che la diversità sia un punto di forza e che E ognuno abbia degli aspetti diciamo positivi. anche che non è mai troppo presto per venire a teatro. Perché il teatro racchiude un po' tutte queste anime e consente di lavorare con i bambini con obiettivi psicoeducativi, espressivi, di alfameditazione emotiva e è un luogo immaginario che consente a tutti i bambini comunque di potersi esprimere e imparare a conoscere se stessi e gli altri. Cosa si potrà fare al Nolo Summer Camp? Cosa potranno fare i bambini anche? Allora, Noi ci ahimè sono siamo fuori un età, credo, sacco ma di sì, dai cose. 6-9 anni io sono un po' fuori età. Ma si dice anche Peccato, che non è mai troppo tardi peccato. per venire a teatro, quindi Infatti. può essere esteso l'invito un po' a tutti. Sono previste diverse ore di lavoro, sia in ambito teatrale, sia in ambito musicale, con ore di canto e di danza. Percorsi legati al gioco, al linguaggio più legato alla clowneria, al circo, con un programma che si sviluppa durante la settimana, Al al mattino. mattino e che è condotto da nostri collaboratori che hanno con noi condiviso percorsi artistici e con i quali abbiamo iniziato a collaborare anche in ambito terapeutico, formandoli per questi obiettivi specifici. Ecco, dicevo giustamente al mattino perché ricordiamo anche appunto gli orari e le date. È già iniziata la prima settimana, giusto? Iniziata Sì, il 10 allora giugno, la prima dal settimana. 10 giugno al 26 luglio, Luglio. gli orari sono dalle 8:30 alle 13:30, riservato per bambini generalmente dai 6 anni in su, 6-9 anni, però siamo un pochino elastici anche rispetto a questo range di età. Ovviamente se ci sono delle esigenze particolari, quindi appunto dei bambini con dei bisogni educativi speciali, la supervisione psicologica e psicoeducativa è sempre attiva. I nostri collaboratori sono specializzati anche nella tematica dell'inclusione e tra le attività ci saranno sicuramente anche laboratori psicoeducativi mirati al sostegno rispetto ai punti di forza di questi bambini, al recupero delle difficoltà
quindi anche magari ci sarà l'occasione di fare compiti delle vacanze piuttosto che lavorare sul metodo di studio, ragionare sulla diversità, no? Sull'unicità di ciascuno, ma soprattutto mettere in campo quelli che sono i propri talenti, le proprie qualità, i propri aspetti funzionali e funzionanti, ogni intelligenza. Appunto, leggevo le varie ore che vengono svolte durante la settimana, oltre appunto con il metodo di studio che mi ha molto colpito, che insomma sarei il primo a mettermi in coda perché non ho mai imparato un metodo di studio, quindi sarebbe perfetto per me. Mi ha molto colpito invece quell'ora di alfabetizzazione emotiva ed educazione socioaffettiva. Che cos'è? Sì, è l'approccio più moderno alla psicologia infantile, al sostegno psicologico. Partiamo dal presupposto che tutti nasciamo con un bagaglio cognitivo, no? Che ha una base, diciamo, neurobiologica, però ognuno di noi ha anche quella che chiamiamo intelligenza emotiva, quindi la capacità di conoscere se stesso, relazionarsi con gli altri, riconoscere le emozioni, poter risolvere difficoltà e problematiche. Questa intelligenza va potenziata, quindi a differenza magari le capacità logiche piuttosto che astratte, matematiche, l'intelligenza affettiva e relazionale richiede una cura costante, quindi è come un fiore che va innaffiato quotidianamente. Sì, direi che qui, anzi, il limite di età è molto grave, perché sempre, cioè, dico già che è pieno di analfabeti affettivi ed emotivi in giro per la città, quindi insomma sarebbe anzi quasi da dover fare un laboratorio, fare un camp per chiunque, anche solo di quello, secondo me potrebbe essere un'ottima cosa. Su gentile richiesta. Diciamo che noi lavoriamo principalmente su quello, potenziamento dell'intelligenza emotiva, delle abilità socioaffettive, relazionali, il potenziamento dell'autostima, che è molto importante, insomma, nei bambini chiunque. E diventa questo un momento e un luogo fisico dove poter sperimentare e quindi conoscere, per questa alfabetizzazione, a poter sperimentare e conoscere le emozioni per poter conoscersi meglio e poter conoscere meglio anche gli altri nella relazione. Quindi il gioco in tutte queste ore di incontri è un elemento fondamentale, attraverso il gioco sperimentare le emozioni e le proprie emozioni. Diciamo, Amamente è da pochi mesi che è aperto, dicevi, no? No, prima ha detto 10 mesi, ma intendeva dire 10 ah, anni. Ah, ok, infatti, sì, 10 mesi, infatti diceva, no, perché infatti la sembrava... È il suo DSA che è un po' forte. Il suo quindi... DSA anch'io, okay. a volte capita, da dieci anni. No, quindi per niente poco. Abbiamo 3 sedi da 10 anni. Ok, è la prima volta che fate un camp del genere o avete già avuto esperienze simili? Allora, abbiamo fatto su richiesta, perché ogni tanto ci commissionano dei lavori, quindi abbiamo già fatto tanto in questa direzione. Nella sede di Spazio Luce, promuovendo questa cosa questo progetto col Centro Amamente, è la prima volta. Rispondiamo un po' a una richiesta pressante del territorio, questo sì. Durante il periodo estivo siamo chiusi, no? Ah, okay. Quindi magari i bimbi vanno in vacanza, oppure gestiamo le richieste dell'ultimo momento, no? Quindi le ultime valutazioni, quella fine dell'anno, eccetera. Quest'anno abbiamo deciso, forte, è stata forte, quindi sì. Abbiamo deciso di offrire la nostra presenza anche durante i mesi estivi. Anche perché insomma è una bella iniziativa, interessante, che perché insomma in un quartiere davvero popoloso come quello di Nolo e tanto tanto popoloso di bambini, soprattutto, ho visto veramente, cioè, una roba, questa settimana che mi è passato veramente ho visto tantissimi bambini, una cosa che in altri quartieri ad esempio non si è tanto. Sicuramente dare una risposta del genere, dare un luogo ulteriore dove poter passare la propria estate invece che stare magari appunto davanti alla TV in casa, insomma molto molto meglio. Ricordiamo appunto che avete un'equipe di professionisti specializzata anche appunto nel gestire certi casi un po' più particolari, no, diciamo? Assolutamente, è un centro che nasce proprio sull'equipe, l'equipe multidisciplinare che ho voluto fortemente, non bastando più nella mia singola professionalità ormai 10 anni fa. Siamo uno staff di 30 persone in questo momento, quindi sulle sedi,
E lavoro sempre tanto, insomma, è un centro ormai molto radicato, molto conosciuto anche rispetto ai rapporti con le istituzioni pubbliche, anche gli ospedali, le UOMPIA di zona. Per scelta non abbiamo una lista d'attesa, è un centro privato sicuramente, però viene incontro, sceglie di venire incontro alle esigenze delle famiglie, anche perché il quartiere c'è una multiculturalità molto, molto alta, quindi famiglie con esigenze molto diverse tra loro, di tutte le fasce sociali. Quindi viene assolutamente incontro a queste esigenze e nasce proprio per questo. Non abbiamo lista d'attesa, come ti dicevo, perché riusciamo a, diciamo, espanderci nel momento in cui c'è maggiore richiesta ed è un centro sempre, sempre in crescita. Purtroppo, per fortuna, ecco. Eh beh, è vero. Dicevi, veramente è appunto un centro psicologico per l'età evolutiva, che poi quindi non parla solo con i bambini a quel punto, cioè parla ovviamente, credo, Assolutamente. anche con quelli che sono dall'altra parte della barricata, diciamo, con i genitori, Sono giusto? assolutamente dentro, la barricata è un approccio sistemico e quindi il genitore è il primo attore, primo protagonista del percorso che il bambino effettivamente frequenta presso di noi, lo affianca perché non solo lo accompagna ma partecipa alle sedute e si mette anche in gioco con percorsi paralleli dedicati solo alla genitorialità. Nel nostro backup invece lasciamoli a casa, genitori, Lasciamo a giusto? casa i Sì. genitori che li accompagnano, li vengono a prendere e così loro, insomma, questo diventa un Liberi, po'. liberi completamente di esprimersi, mi viene da dire. Che tipo di attività teatrali vengono fatte appunto durante il nostro summer camp? Allora, ci sono sessioni di improvvisazione, si lavora un pochino con delle linee guida, un po' anche con quello che portano i bambini quotidianamente, cercando appunto di aiutarli anche nella costruzione di un gruppo, all'interno della quale sperimentare una relazione e le difficoltà della relazione. Abbiamo un laboratorio permanente allo Spazio Luce che si chiama Dove Piovvero Cappelli a Milano, è condotto da Marco Nicosia, che è un attore professionista e educatore alla teatralità, e quindi abbiamo pensato di inserire, insomma, questo percorso tra le proposte del Nolo Summer Camp, ecco, quindi. Poi con tutto lo staff teatrale che ci segue e fa parte, insomma, dell'equipe educativa, diciamo espressiva, chiamiamola così, dello Spazio Luce. Visto che ormai appunto siamo un po' così stati adottati da Nolo in questo periodo, una esperienza del genere secondo voi quanto è fattibile anche perché sia Nolo? Oppure invece è una roba che si poteva ovviamente fare in qualsiasi altro quartiere di Milano? Sarebbe molto utile estendere il progetto a tutta Milano. Noi quest'anno siamo partiti con questo progetto, con l'idea, dopo l'estate, per cui nel corso di tutto l'anno, di estenderla a tutto il quartiere. Quindi contatteremo le altre realtà, quelle che già conosciamo e quelle che ancora non conosciamo, e proporremo l'ingresso nel progetto a chi lo desidererà. C'è molto bisogno di progetti educativi, anche un po' lontani da tutti quelli che sono gli aspetti più commerciali, dei luoghi più grossi che abitano Milano già da tanti anni. E proporremo questo progetto proponendo anche la nostra esperienza come centro Amamente dal punto di vista psicoeducativo. L'obiettivo è quello di conquistare il mondo, quindi bisogna partire dal basso, dai bimbi più piccoli, per poterli aiutare laddove oggi la vita, per esempio in una città come Milano, rende tutto ciò molto più difficile, per mancanza di tempo, per mancanza di possibilità. E Spazio Luce 10 anni fa è nato apposta per questo, per dare luce a ciò che non riusciva a trovarla, e si è sviluppato in questo modo.
Diamo le coordinate allora per poter avere informazioni, scriversi, come funziona per l'iscrizione, uno Sì. può mandare la mail, deve prenotare, deve Allora, contattare. meglio affrettarsi. Per Eh sì. informazioni scrivere a segreteria.centroamamente@gmail.com. Sicuramente poi mettiamo nei commenti di questa diretta, metteremo poi tag e Ok, link. Ok. risponderà Martina oppure Marco immediatamente. Se ci sono delle esigenze particolari, poi le analizzerò personalmente. Ricordiamo Ecco. dove si trova lo spazio luce in cui può aver fatto il nuovo Summer Camp. Certo, allora Spazio Luce in Viale Monza 91, citofono Spazio Luce, piano terra. Dal 10 al 26 luglio, dalle 8.30 alle 13.30, appunto diciamo il Nolo Summer Camp. I gruppi, ogni settimana quanti bambini avete all'incirca? Giusto per Sì, capire. A allora, quando chiudere, a quanto avete deciso di mettere lo ecco, stop? attenzione, è un summer camp comunque attento ai numeri, quindi vogliamo offrire una qualità elevata del servizio. Al massimo abbiamo pensato una decina Sì, di 8-10 bambini. otto-dieci Molto. bambini. Con più richieste, siamo in grado comunque di attivare più percorsi, avendo più educatori e attori professionisti a Ok. disposizione, quindi è possibile Sdoppiata la creare. settimana, Sì, diciamo. sì, 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 sì. Ok. Allora, ricordiamo quindi dal 10 al 26 luglio, Spazio Luce, Viale Monza 91, Viale Monza 91, 91, comodissimo alla metro fermata rossa, Rovereto, Rovereto. Nolo Summer Camp, nella diretta appunto trovate tutte le indicazioni per contattarli, comunque appunto tag, email, l'email diciamo segreteria.centroamamente@gmail.com. Insomma, a questo punto bisogna affrettarsi, come diciamo, per i posti, insomma, cominceranno a scarseggiare già, perché insomma, siamo già Sì, partiti. abbiamo voluto proporre un costo veramente agevolato. Noi copriamo le spese, insomma, Ok, però quanto? costa 99 a Ah, settimana. ok, così sapete tutto. Insomma, l'unica andare. C'è anche un sito internet dove si può trovare qualcosa di più, oppure appunto è più importante, meglio Allora, scrivervi la mail? sulla pagina Facebook, Ah. sicuramente, quindi Centro Amamente, se volete schiacciare mi piace, oppure Spazio Luce, anche quello. Mi piace. Perfetto, così poi rimarrete in contatto per tutti gli aggiornamenti, anche perché so che c'è un punto che si evolverà questo progetto, no? L'idea è quella appunto di contaminare la città con Assolutamente. questo bellissimo progetto. Perfetto, allora siamo arrivati in conclusione, insomma è volato via il tempo in un attimo, quindi grazie Grazie a davvero te. di essere stati qui con noi, la dottoressa Anna Laguzza, psicologa direttrice dell'equipe del Centro Amamente, e a Claudio Lenta, direttore artistico dello Spazio Luce, che hanno appunto unito le Grazie. forze in questo bellissimo Nolo Summer Camp. Grazie mille davvero, buon ritorno a Nolo, insomma ci sono i bambini che vi stanno aspettando, perché insomma oggi siamo già al terzo giorno della prima settimana, tutto a posto, tutto bene? Tutto Tutto bene, bene, perfetto, grazie ok. mille. Grazie mille a voi davvero e in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie infinite. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30, sempre qui su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.